La terminologia è chiaramente della prima era, se non addirittura precedente. Sono convinto che sia la copia di un testo molto più antico. Forse risale a un'epoca posteriore alla guerra dei draghi. In tal caso... Ah, la pietra del drago del tumulo delle cascate tristi. Sembra che tu sia più abile dei soliti bruti che mi spedisce lo Jarl. Dovrei parlarne con lo Jarl, o forse con Avenici, il suo sovrintendente. Sono sicuro che ti daranno quanto meriti. La mia aiutante sarà lieta di accompagnarti. Lei ha scoperto dove si trova, in un modo che finora non ha voluto condividere con me. Quindi le informazioni erano corrette, in fondo, e dobbiamo ringraziare il nostro amico che le ha recuperate per noi. Ti sei avventurato nel tumulo delle cascate tristi per recuperare quella roba? Bel lavoro. Inviamene una copia, Farengar, quando l'avrai decifrata. Farengar, devi venire subito. Qui vicino è stato avvistato un drago. Dovresti venire anche tu. Un drago? È stupendo. Dov'è stato visto? Cosa stava facendo? Se fossi in te, cercherei di prendere la cosa più seriamente. Se un drago decidesse di assalire Whiterun, non so se riusciremmo a fermarlo. Andiamo. Allora, Irelet mi dice che vieni dalla torre di osservazione occidentale. Sì, mio signore. Digli quello che hai detto a me, del drago. Ah, esatto. Lo abbiamo visto arrivare da sud. Era veloce più di qualsiasi altra cosa abbia mai visto. Cosa ha fatto? Sta attaccando la torre di osservazione? No, mio signore. Stava volando in cerchio sopra la mia testa quando sono fuggito. Non ho mai corso così velocemente in tutta la mia vita. Credevo mi avrebbe inseguito. Bel lavoro, figliolo. Ora ci pensiamo noi. Vai alla caserma, mangia e riposati. Te lo meriti. Irelet, sarà meglio radunare delle guardie e andare laggiù. Ho già ordinato ai miei uomini di radunarsi vicino al cancello principale. Bene, non deludermi. Non c'è tempo per i convenevoli. Ho di nuovo bisogno del tuo aiuto. Voglio che tu vada con Irelet e l'aiuti a combattere contro questo drago. Sei sopravvissuto a Helgen. Dunque hai più esperienza di chiunque altro qui con i draghi. Non ho dimenticato il servigio che mi hai reso recuperando la pietra del drago. Come segno della mia gratitudine, ho comunicato ad Avenici che da oggi hai l'autorizzazione per acquistare proprietà in città. E accetta questo dono proveniente dalla mia armeria personale. Devo venire anch'io. Mi piacerebbe molto vedere questo drago. No, non posso permettermi di mettervi a rischio entrambi. Mi servite qui, a studiare come difendere la città da questi draghi. Come desideri. Un'ultima cosa, Irelet. In questa missione non sono necessari atti di eroismo. Ho bisogno di sapere con cosa abbiamo a che fare. Non temere, mio signore. Io sono estremamente cauta. Ti invidio. Tu puoi vedere da vicino questo drago.
Dragon Reach e le guardie dicono che hai aiutato lo Yara. Ti ringrazio a nome di tutta Wanda. Possano quei manto grigio finire nell'oblio. Vogliono il ritorno dei manto della tempesta. Sei molto più tranquillo e... C'è traccia di alcun drago, ma sembra proprio che sia stato qui. So che la situazione sembra grave, ma dobbiamo scoprire che cosa è successo e capire se il drago è ancora qui vicino. Disperdiamoci e vediamo se ci sono dei superstiti. Dobbiamo sapere che cosa stiamo affrontando. Indietro. È ancora qui da qualche parte. Rocky e Thor sono stati afferrati quando hanno cercato di mettersi in salvo. Guardia, che cosa è successo qui? Dov'è questo drago? Presto, parla! Non lo so. E qui la rete ci salvi. Ecco che ritorna. Arriva! Al riparo, cerchiamo di non sprecare neppure una freccia! Indietro. È ancora qui da qualche parte. Rocky e Thor sono stati afferrati quando hanno cercato di mettersi in salvo. Guarda, che cosa è successo? Dov'è questo drago? Presto, parla! Non lo so. E chi la rete ci salvi? Ecco che ritorna. Arriva!
Sei già morto. Tutti! Posso credere. Tu sei il sangue di Drago. Secondo le leggende più antiche, che risalgono a quando esistevano ancora draghi a Skyrim, il sangue di Drago li uccideva e ne rubava il potere. È quello che hai fatto tu, non è così? Hai assorbito il potere del drago. C'è un solo modo per scoprirlo. Prova a urlare. Secondo le antiche leggende, solo il sangue di drago può usare l'urlo senza addestramento come fanno i draghi. Sangue di drago? Cosa stai dicendo? Esatto. Mio nonno mi raccontava le leggende sul sangue di drago. I nati con sangue di drago nelle vene, come Tiber Septim in persona. Non ho mai sentito dire che Tiber Septim abbia ucciso dei draghi. Allora non c'erano draghi, stolto. Questa è... Una volta che si vedono da molto tempo. Le antiche leggende sul sangue di drago dicono che può uccidere i draghi e rubare i loro poteri. Sei tu. Cos'hai da dire, Irileth? Sei rimasta stranamente silenziosa. Avanti, Irileth, dici. Credi a queste voci sul sangue di drago? Alcuni fra voi farebbero meglio a tenere la bocca chiusa, specie su faccende di cui non sapete nulla. Qui c'è un drago morto, e questa è una cosa che capisco bene. Ora sappiamo che si possono uccidere.
Io però non ho bisogno di ricorrere al mito del sangue di drago. Mi basta un guerriero in grado di abbattere un drago. Tu non capiresti, Uscarlo. Non sei un Nord. Ho viaggiato ovunque a Tamriel. Ho visto molte cose bizzarre come questa. Consiglio a tutti voi di fare affidamento sulla forza del vostro braccio, piuttosto che in racconti e leggende. Se sei veramente un sangue di drago come negli antichi racconti, devi essere in grado di lanciare un urlo. Sai farlo? Hai mai provato? Come i barbagrigia della montagna. Sono felice che tu sia dalla nostra parte. Ah, salute. Sei qui in cerca di articoli per la caccia? Sei un arciere, eh? Ho giusto quello che fa per te.
È una domanda che mi fanno in molti. Mio fratello Anoriat e io l'abbiamo scelto una notte dopo aver consumato una grande quantità di idromele. Ascoltate, vi era già stato detto. Potete stare qui. Fate marcia indietro e tornatevene da dove siete. Gira voce fra le guardie che tu sia il sangue di drago. Per me sono tutte sciocchezze. Se provochi guai a Whiterun, ti sbatterò personalmente nelle segrete di Dragonreach. Bene, sei qui finalmente. Lo Jarl ti stava aspettando. Hai sentito la convocazione? Cosa potrebbe significare? I Barba Grigia. Stavamo proprio parlando di te. Mio fratello deve dirti una cosa. Cos'è successo dunque alla torre di osservazione? Il drago era lì? Sapevo di poter contare su Irelet, ma deve esserci dell'altro. Dunque è vero, i Barba Grigia ti stavano davvero evocando. Maestri della Via della Voce, vivono reclusi sulle alte pendici della Gola del Mondo. Si dice che il sangue di drago sia eccezionalmente dotato nel dono della voce, la capacità di concentrare la tua essenza vitale in un tuhum o in un urlo. Se davvero sei il sangue di drago, possono insegnarti a utilizzare il tuo dono. Non hai sentito il rumore assordante quando hai fatto ritorno a Whiterun? Quella era la voce dei Barba Grigia per convocarti a Rotgaralto. Sono secoli che non accadeva una cosa del genere. Non da quando Tiber Septim stesso è stato convocato, quando era ancora Talos di Atmora. Rongar, calmati. Cosa c'entrano queste sciocchezze Nord con il nostro amico qui? Per quanto abile possa essere, non vedo in lei i segni di quella che chiamano sangue di drago. Sciocchezze Nord? Brutto ignorante. Queste sono le nostre tradizioni sacre, risalenti alla fondazione del primo impero. Rongar. Non essere così duro con Avenicci. Senza offesa, ovviamente. È solo che... cosa vogliono questi Barba Grigia da lei? Quelli sono affari dei Barba Grigia, non nostri. Qualunque cosa sia successa quando hai ucciso il drago, ha risvegliato qualcosa in te e i Barba Grigia l'hanno percepito. Se pensano che tu sia il sangue di drago, chi siamo noi per metterlo in dubbio? Farai meglio a salire immediatamente a Rotgaralto. Non si può rifiutare una convocazione dei Barba Grigia. È un immenso onore. Ti invidio, sai? Scalare di nuovo i 7000 gradini. Una volta anch'io ho compiuto quel pellegrinaggio. Rotgaralto è un luogo molto pacifico, molto lontano dai problemi di questo mondo. E chiedo se i Barba Grigia sappiano quel che succede qua giù. Non sono mai sembrati interessati. Non importa. Va a Rotgaralto.
impara ciò che i Barba Grigia hanno da insegnarti. Hai reso un grande servizio a me e alla mia città, Sangue di Drago. In virtù del mio potere, quale Jarl, ti nomino Thane di Whiterun. È la più grande onorificenza che posso concedere. Ti assegno Lydia come uscarlo personale e quest'arma proveniente dalla mia armeria come simbolo del tuo titolo. Informerò anche le guardie della tua nuova carica. Non vogliamo che pensino che fai parte della comune marmaglia, vero? È un onore averti come Thane della nostra città, Sangue di Drago. Rimettiti all'opera, Proventus. Abbiamo ancora una città da difendere. Sì, mio signore. Lo Jarl mi ha nominato tuo uscarlo. È un onore servirti. Tu sei il mio Thane e io sono al tuo servizio. Proteggerò te e tutto ciò che ti appartiene a costo della vita. Lo Jarl ti ha riconosciuto come persona molto importante nel feudo, un eroe. Il titolo di Thane è un onore, un dono per i tuoi servigi. Le guardie distoglieranno lo sguardo se dirai loro chi sei. Fai strada. Cosa c'è? Draghi? Devo tenere gli occhi aperti. Quei dannati draghi potrebbero piombare qui da un momento all'altro. Stai pensando di sistemarti? C'è una casa in vendita, si chiama Brison. Se ti interessa, parla con il sovrintendente della fortezza. Hai l'aria stanca. Puoi affittare una stanza alla giumenta abbandonata. Senti male? Sono felice che tu sia qui in città e non a Riverwood. Quei poveretti non hanno nemmeno delle mura che li proteggano. Ehi tu, stiamo cercando una persona a Whiterun e siamo pronti a pagare bene per qualsiasi informazione. Una donna, una straniera in queste terre, una Redguard come noi.
È probabile che non usi il suo vero nome. Pagheremo per qualsiasi informazione su dove possiamo trovarla. Saltato fuori all'improvviso ed è sparito subito dopo, distruggendo ogni cosa. Questo lavoro mi piace, certo, ma sono comunque pronta ad andare in pensione. Ho pensato di vendere la locanda a Isolda. Cos'è che ti serve, comunque? Da un'occhiata qua. Sono venuti alcuni uomini dello Jarl e hanno lasciato questa lettera di taglia. Se hai bisogno d'altro, chiedi pure. È stato tutto così veloce. Il drago è saltato fuori all'improvviso ed è sparito subito dopo, distruggendo ogni cosa. No, avevo troppa paura per guardare. Non so cosa faremo. Non abbiamo più niente. Sì, mamma? Dopo ricordati di pulire quei bicchieri. Certo. Sei troppo gentile. Grazie. Fa attenzione e abbi cura di te. Grazie, sei molto gentile. Serve qualcosa? Questa è una delle preferite della gente del posto. E una delle prime canzoni. Che posso fare per te? Parla di Ragnar il Rosso. La storia di Ragnar inizia così, senza che nessuno lo attendesse quel dì. Entrò tracotante brandendo la lama, urlando spavaldo di gloria e di fama. Ma poi tutto un tratto il tono scemò, quando di Matilda lo sguardo incrociò. Siamo stanchi di udire, si fa. Credi di poter incrociare la lama con me? Ti ucciderei nel giro di 6 secondi. Così d'un baleno. Hai per caso parlato con quei compagni? Sono una testa calda a sentire loro. Che mucchio di patetici e deboli codardi. Del povero Ragnar la sorte segnata. Non è stata colpa mia. Gli ho già ripetuto più volte che è stato un incidente. Volevano che dessi prova del mio valore. Così mi hanno messo contro un ridicolo fanciullo, al quale erano a malapena spuntati i primi peli sul mento. Probabilmente non credevano che una donna avrebbe potuto fargli del male. Non volevo ucciderlo. Perché avrei dovuto farlo di proposito? Ho solo perso il controllo. Il fuoco della battaglia è in grado di forgiare le lame più robuste. È un antico proverbio nordico. Certo. E poi una vera Nord non si lascia mai sfuggire l'occasione di dimostrare il proprio valore. Bene, ora basta parlare. Senti male? Non cacciarti nei guai, imperiale.
Lama e ombra, silenzio e morte, ecco la mia arte. Per una piccola somma posso realizzare per te un capolavoro. Io sono un artista che dipinge in colore rosso sangue sulla tela della vita. Comunque sì, sono disposta a combattere in cambio di denaro. Dopotutto, a cosa serve creare un'opera d'arte se non rimane nessuno in vita per ammirarla? Torna qui se dovessi cambiare idea. Cammina sempre nell'ombra.